Le cose non accadono a caso. Siamo nella cosiddetta sala computer. La prima stanza è stata autorizzata per creare la prima banca dati sulla mafia. Fino all'85 non esisteva nessuna banca dati e l'ha voluta fortemente il pool antimafia. Ma in realtà la prima idea nacque con il consigliere Chinnici. Il rientrato dalla convalescenza dalla strage Chinnici mi ritrovo assegnato alla sezione Contrignote, piccolo ufficio dove mi dovevo occupare di registrazione di sentenze contro furti. E proprio accanto al mio ufficio c'erano accatastate tutte queste apparecchiature che non vennero usate, perché queste furono date in dotazione all'ufficio istruzione, mentre la ditta esterna utilizzava le loro apparecchiature. Quindi io, accanto alla mia stanza, vidi queste apparecchiature messe da parte e le cominciai ad utilizzare. E inondai i magistrati di queste sentenze, sono sentenze contro ignoti, cioè queste sentenze servivano alle persone che avevano subito un furto, servivano per l'assicurazione. E anche i magistrati che si occupavano di mafia dovevano firmare queste sentenze. Quindi si sono arrabbiati, dice: ma come, noi dobbiamo lavorare sulla mafia, ma chi è questo che ci manda? E se la presero con il dottore Sunseri, che era il dirigente proprio dell'ufficio Contrignoti. Mi hanno chiamato, dice: ma guardi, io non sono io. E l'ha detto, dice: va bene, ce lo porti, lo vogliamo conoscere. Mi reco nella stanza del dottor Borsellino, appena mi vede, dice in dialetto, anzi in inglese palermitano, dice: ah, tu sei. Sì, io, ma di che cosa? Dice: se tu ti occupi della sezione Contrignoti. Sì, non mi disse più niente. Dice: va bene, vattene, poi ti faccio sapere. Dopo circa una settimana, 15 giorni di preciso non mi ricordo, venne convocato dal consigliere Caponnetto il 16 aprile dell'85, ci portò in questa stanza. Queste sono le apparecchiature che servono per creare finalmente questa banca dati. E vi posso assicurare che nel giro di 3 ore sono riuscito a recepire, a conoscere tutto il sistema, come funzionava, e ho cominciato a lavorare con loro. Loro erano felici, felici come i bambini. Il primo giorno io mi ricordo che finì la prima microfilmatura. Subito l'ho sviluppato, ho stampato quel tipo di lavoro che venne stampato in una carta speciale. Gli portai il primo giorno la prima stampa al dottore Borsellino. Ci voleva poco che mi baciava, mi abbracciava ed era felicissimo. Si è chiuso un cerchio. Il dottore Chinnici lo voleva, non ci è riuscito. E caso strano, sono stato io che sono rimasto coinvolto nella sua strage a occuparmi proprio della banca dati. E questa è la nascita.